per girare un video unboxing di Squishy o Squishy, come si chiamano, non ne ho la più pallida idea. Mi aiuterà Mr. Bo. Vedrete due clip perché una l'abbiamo già girata e una la giriamo adesso perché sono arrivati altri due pacchi e facciamo una combo. Prima di iniziare vi voglio mostrare questo portagiochi che mi hanno inviato tramite Amazon ed è appunto della Songmix. Come sapete ho lavorato spesso con loro, mi trovo bene con i prodotti Songmix, sono di ottima qualità. Come vedete ci sono i cassettini colorati per poter riporre tutti i giochi del bambino e poi nella parte superiore ci sono degli scompartimenti per metterci i libri preferiti dei vostri bambini. Perché ve lo sto mostrando? Perché adesso andando sul link che io vi metto qua sotto, fino al 18 di ottobre potete vincere tantissimi prodotti, non c'è trucco, non c'è inganno, si vince sempre. O potete vincere uno dei prodotti che vedete sul link che vi do, basta inserire una mail, oppure potete vincere tanti buoni sconto e coupon. Quindi se vi interessa giù vi lascio il link. Ok, iniziamo subito. Apriamo questi due pacchetti di Squishy. Ma è gigante. Pane. È profumato. Ma si tira? Ma che si tira? No, no, lascia perdere se tu non te. Guarda, questo è grandissimo. Uno squishy gigante, uno squiscione. Il pane. Questo è a rilascio lentissimo. Altro pane. È figo, è super profumato, è super profumato. Questo non profuma. Madonna, la questa è la ripresa lentissima. In realtà sono carini, pure se prendete un vassoio e ci mettete sti squishy, sembrano veri, guardate, sembra pane vero. Questo è completamente diverso al tatto. Adesso vi lascio all'altro unboxing che abbiamo già registrato. Allora, quello che sto per raccontarvi, la posizione, scarta è bello. È una battuta di Alvin, invece di dire punta è bello, scarta è bello. Sì, però si dice ciao. Ciao. Allora, stiamo facendo un unboxing perché Banggood ci ha inviato una marea di squishy. Di squishy, come cacchio si chiamano i squishy, quei pupazzetti morbidosi che sono tipo a lento rilascio. E quindi ho detto perché non fare un video unboxing dove li spacchettiamo insieme? Sono curiosa. Ne ho ordinati una marea. Guarda da qui, picchie. Ah! Guarda, mi ha fatto uscire il sangue, cioè mi hai tagliato. Proprio questo poi. No! No! Ce n'è uno che è mio però. Wow! Aspetta, dobbiamo aprirli! Allora, guardate quanti squishy che abbiamo! Wow! No! Da! No! No! Una marea di squishy! Allora, io direi che ne abbiamo uno per volta. Allora, dai! Apriamo questa, la chitarrina che è un portachiavi. Io apro la banana. Allora apri la banana, dai che la proviamo. E io apro. Mamma, questa è morbida. E vi fai così. Guardate, vedete, questi si possono fare così. Guardate all'allentatore prettamente. Sì. Fai vedere? Sì. Vedi. No, che figata. Che forti. Sembrano tipo spugne, ma li immaginavo diversi. Guarda, guarda, devi staccare. Amore, devi stare qua. Ecco, stai. Questo è sempre uno squishy, è solo che è un vero portachiavi, vedete? Ve l'ho già fatto vedere. Vedete? Lo squishy fatto a chitarrina. Vediamo com'è il rilascio. Un pochino più veloce. Apriamo questa latte. Vediamo. Il vedete? Bricchetto del latte. No, troppo figo questo. Ma dopo te lo do. Guardate.
Che figata, aspetta. Leva ste mani. E dai, aspetta. Il tocco di cioccolato. Ora vedete il tocco di cioccolato. Vedete il rilascio un po' più grande. Vedete? C'è il rilascio. Sembra le emoji a cacca, però beh. È vero. Questo è carino, però. Tutti insieme sono figata. Questo è proprio carino. Facciamo prima il pane, la baguette. La baguette. Quella che compro sempre anche alla Lidl. Alla Lidl, sì. Oh. Non mozzi questa mano. Ma questo si tira. L'ho rotto. Aziende. Aziende. Guarda che ha rotto mamma. Vabbè, un pezzo di mare. Mamma ha rotto lo squeeze. E va bene. L'azienda. Cioè, poi non fai cose nuove. L'ho tirato. Certo, l'ho tirato perché l'avevo visto. No, ti spiego perché. Però, allora, scusa, allora, qual è il concetto dello squeeze? Ti sto dicendo che perché si l'ho fatto. Ti sto dicendo perché l'ho fatto. Perché non ho fatto vedere uno che si tirava. E quindi pensavo che era questo, invece no, non è arrivato il formaggio ordinato. Quindi, ecco, quindi la vedo. Spiega che non si tirano. Non si tira. Non si tira. Vedete, mia madre ha fatto proprio a pezzi. Ma io volevo prendere un pezzetto di pane, vabbè, l'ho rotto, dai, non l'ho fatta apposta. Vabbè, comunque così abbiamo uno squish in più. Cioè abbiamo uno squish in più, che ci frega? Abbiamo uno squish in più. Beh. Vedete, adesso abbiamo uno squish in più. Lo vedete? Vedete? Questo non mi entusiasma, da giusto un ciancichino. Qua mi sono tagliata, sto sporcando tutto di sangue. Vedete? Questo si è rilasciato un po'. Che no, raga, è profumato questo. È uno squishy profumato. No. Solo questo? Pure questo! Profumano, questo sa de pane! No. No, questo sa di pane? No, vabbè. Questo profumo. Vedete? Questo si rilascia un po' più. Un po' più leggero. Adesso passiamo agli ultimi due rimasti. Abbiamo il primo icono. Che è l'ultimo, una sorpresa. No! Ah, è profumato! È profumato anche questo, vedete? Adesso lo provo. Vedete? Questo si è rilasciato un po' più veloce. Lo vedete? L'ultimo! Un mega crocrommero, come dico io! No! Vedete? Un mega crocrommero. Lo vedete? Ah. Ora lo prendo, provo. Sta fa? A vista? Vedete? Corilasso. Corilasso? Però è fatto benissimo, guardate quanto è grosso, un mega cocomero, ragazzi. Ragazzi, sembra vero, guardate. Ovviamente sul sito di Banggood ne trovate una marea di squishy, dal più piccolo al più grande, dal più economico al meno economico. Questo per dire che era il più grande, veniva a 24 euro, ma stiamo a parlare di mezza anguria reale, altrimenti un dollaro, due dollari, insomma più o meno i prezzi sono super fattibili, però visto che vanno tanto di moda ho detto vabbè, inviatemi questi squishy e proviamoli. Tutto qua, il nostro video sugli squishy è finito, un po' confusionario perché Bombolone non ci ha capito più niente. Vi diamo un super bacio, link nell'info box e ci vediamo al prossimo video.